bravi, bravi, scusate se sono solo io ad applaudire, ma sono solo io in tutti i sensi oggi ad applaudire, perché il nostro pubblico qui in studio non c'è, per dare spazio innanzitutto a Monsignor Frisina, il direttore del coro della Diocesi di Roma, ad una parte del coro della Diocesi di Roma e ai solisti dell'orchestra Fideles et Amati. Bravi, bravi, bravi. Allora, buona domenica al pubblico di Rai 1, ciao a tutti, oggi siamo qua perché vogliamo parlare di musica, vogliamo ascoltare la musica innanzitutto, grazie a Monsignor Frisina. Vogliamo domandarci questa mattina, ma la musica sacra, no? È una musica un po' speciale perché parte dall'orecchio e poi non so come arriva al cuore e come fa, oppure è come le altre canzoni che ascoltiamo, così. Vogliamo un po' capire, una vera e propria lezione di musica. Però prima di andare qui voglio salutare Francesca Fioldini. Buongiorno. Oh! Ciao, ci sono, ci sono. Ciao Francesca, allora tra poco, quando la fede canta è il titolo della puntata, come stiamo, signor Frisina, innanzitutto? Sta si bene, sta sempre bene. Bene. Però è vero questa cosa che ho detto io? Ma la musica sacra fa parte della musica, che è già un dono di Dio per sé. Ma nella musica sacra l'uomo esprime la sua anima, esprime i suoi sentimenti, il suo dialogo con Dio, anche il suo dolore, la sua sofferenza, le sue gioie. Diciamo che la musica sacra è dedicata alla preghiera. Nasce dalla preghiera e ha come finalità la preghiera. Per esempio, il brano che abbiamo ascoltato poco fa, che è molto famoso, no? Perché da quanti secoli? Sì. Beh, io lo scrissi, sì, credo, nell'80 o nel 79. Ah, è proprio suo? Sì, sì. Vabbè, ma vedi, diciamo... perché poi uno delle cose non le sa. Ormai ha una certa età, è più... No, sei su, è giovanissimo, sei su, è giovanissimo. Sei giovanissimo. Ma in quel canto, no, le caratteristiche per esempio, di quel brano voglio capire io. Io scrissi quel canto per i seminaristi, allora ero educatore in seminario, al seminario romano, e alle ordinazioni. E c'è una particella musicale che è importante. Le parole sono eccomi, eccomi, Signore io vengo, le frasi del Salmo 39. Ma vogliono descrivere lo slancio con cui un giovane risponde al Signore, la vocazione, ma anche un atto di fede. Ecco che ho scelto allora, e poi ripete. Si va sempre salendo. E ancora di più. La musica può esprimere gli slanci. La musica può esprimere lo slancio del cuore in questo caso e aiutare nella preghiera. Un giovane in ricerca vocazionale. Questo salendo, può avere, questo, salendo, sì, questo crescendo, cosa vuol dire? Vuol dire tradotto salire, in emozione e in significato. È lo slanciarsi verso Dio, l'innalzarsi verso Dio del cuore. Uno non deve spiegare, la musica non si deve spiegare, bisogna sentirla e viverla. L'efficacia di un brano sta tutta nella possibilità, nella capacità che ha di esprimere dei sentimenti veri, universali e in questo caso capaci di aiutare la preghiera. La differenza del sacro e la musica sacra è proprio questo. Quindi la musica non si spiega, questo crescendo lo capiamo nel, sì, cuore, anche se poi non lo sappiamo spiegare, non sappiamo, sì, che, sì, è crescendo, non sappiamo il significato. I bambini, per esempio, non sanno spiegare perché amano certe musiche e non altre, ma perché quelle musiche esprimono un mondo che hanno dentro e che la musica apre e aiuta a esprimere. Quindi il crescendo è una prima caratteristica di questo brano. Sì, questa melodia che sale. E l'altra è che nella strofa... La dolcezza della strofa, che vuole esprimere poi i versetti, sono i versetti del Salmo, indica una meditazione su quello che si è detto. Il ritornello serve da esposizione, diciamo, del sentimento. Le strofe sono la meditazione su quello che si è cantato. Sì. Nel tipo di questo che è antifona e strofa, l'antifona, ovvero il ritornello, quello che noi diciamo ritornello, che è cantato da tutti, esprime poi l'adesione di fede. Dopo che la strofa è stata cantata, sì, da un solista o dal coro, da un gruppo, tutta l'assemblea può esprimere la propria fede cantando eccomi,
eccomi, Signore, io vengo. Ecco che allora il canto diventa un modo per poter esprimere la fede. Allora, intanto veramente grazie, è sempre molto chiaro. E oggi ci domandiamo, ma con la musica si possono esprimere anche i grandi temi della fede? Oppure ad un certo punto la musica la devi mettere da parte perché occorrono solo le parole, no? Perché la musica non ci arriva. E i grandi temi della fede quali sono? Quali possono essere, Massimo Fisini? Pensavo ad alcune caratteristiche che la musica... La preghiera. La preghiera sicuramente. Un brano... Gesù, Gesù e l'Eucarestia, quindi il mistero pasquale di Cristo, io direi anche la Chiesa come comunione, la Chiesa come popolo di Dio, sì, che canta le lodi, e la Vergine Maria, che ha ispirato centinaia di grandissime... Intorno a mezzogiorno faremo anche Maria. Allora, prima di iniziare questo bel viaggio, andiamo a farne un altro, perché deve sapere che abbiamo conosciuto un soprano, si chiama Gabriella Costa, famosa in tutto il mondo, e per lei la musica, lei la canta, la musica evidentemente la esegue, però è successo qualcosa. Canta oggi, canta domani, Daniela Filippone. Il rapporto con la Madonna è sempre stato molto forte. Il primo pezzo che ho cantato in assoluto è stato lo Stabat Mater di Pergolesi. Ho cominciato con quello. E quando io ricordo la prima volta, dopo averlo cantato, subito dopo, mi sentivo stravolta. Quelle note dei violini che tu fai al pianoforte, giustamente non è facile, queste subito dopo, per me sono delle gocce di pianto da interpretare. Tanti anni fa mi trovavo con degli amici in un paesino della Toscana. Abbiamo cominciato a cantare, cantavamo Mozart, ma lo cantavamo accompagnati dagli strumenti che trovavamo lì, divertiti. Ci siamo girati, abbiamo trovato una folla di gente. Da quella folla, a un certo punto, venne fuori una donna che mi disse: adesso lei viene con me, e mi prese per mano. E mi tirò in mezzo alla folla e cominciò a seguirci anche tutta quella gente che si era raccolta lì insieme a noi. La donna aprì la porta della chiesa, il portone della chiesa, e mi disse: adesso lei canta per la Madonna. E lì, davanti a tutte quelle persone che erano con noi come in una grande famiglia, ho cantato per la prima volta il mio Ave Maria. Quello è stato qualcuno che mi ha chiamato, ma tu adesso devi cantare l'Ave Maria. Bene, allora al pianoforte nel servizio c'era Massimo Dal Pra. Allora, Monsignor Fisina, passo in avanti. Primo tema che vogliamo trattare in musica, la preghiera. Che brano ha scelto? Ho scelto questo brano che è tratto dal Salmo 62, O Dio, tu sei il mio Dio. Io ho voluto esprimere qui l'espansione del cuore nella preghiera. La musica crea nel cuore di chi canta, e soprattutto che canta preghiere, una sorta di espansione. Il cuore si allarga, il Signore ci ha regalato la musica proprio per poter aprire il cuore all'incontro con Lui. E questo salmo che dice: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, che è un salmo d'amore a Dio, e l'ho voluto esprimere proprio con questo slancio che apre il cuore verso Lui. E nella preghiera cantata, ecco una caratteristica della musica sacra, non c'è mai un eccesso di elementi, non c'è mai complicazione, non ci deve essere soprattutto un'esibizione, no? Né del coro, né del solista, né dell'orchestra, ma tutto deve essere raccolto perché è fatto per la preghiera.
E allora in un salmo del genere l'espansione allarga soltanto il nostro cuore e ci dà la gioia di cantare a Dio. Non c'è mai l'eccesso, il fortissimo, non c'è mai, ecco, quello che nella musica magari di intrattenimento ci può essere, ecco. Allora, ci fermiamo qui con la spiegazione, con la bocca, andiamo ad ascoltarla, sì, e ad eseguirla. Questa si intitola... O Dio, tu sei il mio Dio, il Salmo 62. 62. Lo so che non si applaude ad un'esecuzione, almeno in chiesa, però qui siamo in TV, se non si applaude qui non capisco. Veramente, veramente molto, molto bello. E questa è la preghiera, no? La preghiera come il cuore che si apre a Dio pieno d'amore, ecco. Quindi un tono delicato, di apertura verso l'alto, eccetera. Però poi c'è la figura di Gesù. Ecco, Gesù è... Dovremmo stare trasmissione e trasmissione a parlare di questo. Beh, insomma, abbiamo però... 107-108 puntate all'anno, quindi ci si può ritrovare. Però io avevo scelto un brano, anche questo molto eseguito, anche nella liturgia in tutto il mondo, ma che ho voluto scegliere perché rappresenta il legame tra Eucaristia e Gesù. L'adorazione del mistero eucaristico, il mistero pasquale, che davanti al cristiano diventa il centro, il luogo di tutta la sua fede. E in questo atteggiamento di adorazione, Anima Christi, questa preghiera di ringraziamento, una preghiera antica, che era forse un po' troppo sconosciuta, io ho voluto un po' farla conoscere soprattutto ai giovani, sì, musicandola, e ho voluto esprimere proprio... Facciamo l'adorazione. Gli accenni proprio da laboratorio, dopodiché la eseguiamo, sì, dopo. Si canta sottovoce innanzitutto, perché si è un canto di adorazione. Già fa capire che il tono di tutto il canto è sommesso, sottovoce, fatto nel cuore, si canta soltanto in punta, diciamo, in punta proprio del cuore, della bocca, si deve soltanto sussurrare. Ecco, le posso chiedere di sussurrarlo proprio con un accenno, poi lo seguiamo bene dopo. Anima Christi, santifica me. Corpus Christi, salva me. Se lo sentiamo, capite che cosa voglio dire? Non ce la facciamo adesso con i tempi, perché oggi dobbiamo dare la linea alla messa. Lo eseguiamo in 30 secondi e poi magari facciamo lo recuperiamo dopo. Facciamo il ritornello. 30 secondi, vai. 30 secondi. Vai.
Bene, grazie veramente, grazie. Il tentativo di fare lezioni di musica sacra in TV sta riuscendo benissimo e nella seconda parte proseguiamo.